Quest'oggi, in occasione della riforma, della commemorazione della riforma protestante, non procederemo con l'epistola agli Efesini, ma andiamo a leggere insieme il testo che ha portato Martin Lutero in quella che è definita la sua terza crisi, come abbiamo visto, e che lo ha portato a comprendere l'essenza del Vangelo. Vogliate alzarvi? Il titolo del sermone odierno è Giustificati per sola fede. Leggeremo soltanto due versi, così come sono trovati nel primo capitolo dell'Epistola di Paolo ai Romani, versi 16 e 17. Romani 1, 16, 17. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Amen. Padre, ti ringraziamo per la tua santa e benedetta parola. Chiediamo che il tuo Santo Spirito faccia risplendere la sua luce su di essi, affinché possiamo contemplare nella tua scrittura la bellezza della persona e della sufficiente opera di Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Amen. Vogliate sedervi? Calati per un attimo nei panni di un marito che rientra in casa dopo una giornata di lavoro, gioioso di poter riabbracciare moglie e figli, e quando apre la porta i suoi occhi assistono a ciò che nessuno vorrebbe mai vedere: un efferato sterminio della sua famiglia. C'è sangue dappertutto, sangue della sua moglie amata, prima violentata e poi uccisa sotto lo sguardo impotente dei suoi due bambini. Immaginate la scena, anche loro sgozzati e senza pietà da un malvivente proprio nell'esatto momento in cui il marito entrava la soglia di casa. Passano i giorni, l'assassino è stato preso, consegnato all'autorità, e l'uomo, sulla forza della sua disperazione, decide di presenziare nell'aula di tribunale dove l'assassino sta per essere finalmente giudicato. Sentite le parti, il giudice emette la sua irrevocabile sentenza. Pur avendo compiuto il fatto, l'efferato assassino è assolto e considerato non colpevole e dunque è liberato all'istante. Se ciò fosse vero, ovviamente non è vero quello che ho appena detto, ma se ciò fosse vero, tutto il mondo griderebbe ingiustizia e griderebbe: giudice, tu sei un corrotto. Se un giudice non può assolvere un comprovato assassino senza essere dichiarato di conseguenza corrotto, allora come può il Dio tre volte santo e giusto salvare gli ingiusti peccatori come noi, assolvere gli ingiusti peccatori come noi e al tempo stesso rimanere giusto e santo? Dio si macchia dunque di ingiustizia quando assolve un qualsivoglia peccatore meritevole di condanna? Come può dunque un peccatore decaduto e scacciato dalla presenza di Dio essere nuovamente riammesso davanti al Dio tre volte santo e Dio conservare la sua santità? Queste domande rappresentano il grande dilemma sorto dopo la caduta dell'uomo in Eden. Sono domande reali, non come la storia appena raccontata. Dilemma che però è risolto da Dio, nel e dal Vangelo di Cristo. E grazie al Vangelo
come scrive Paolo ai Romani, capitolo 3, 26, Dio perdona il peccatore rimanendo al tempo stesso giusto e giustificatore del peccatore stesso. Nella prefazione del suo commentario all'Epistola ai Romani, Calvino scrive: se abbiamo acquisito una vera comprensione di questa epistola, abbiamo una porta aperta a tutti i profondi tesori della Scrittura, per dire quanto è importante capire la teologia, la dottrina che c'è dietro l'Epistola ai Romani. I due versi appena letti sono il messaggio centrale non solo dell'intera Epistola ai Romani, sono la sintesi dell'Epistola ai Romani, questi due versi, ma rappresentano l'essenza del vero cristianesimo. Questi sono i versi che hanno, come abbiamo visto, aperto il cuore, aperto la mente del travagliato monaco agostiniano, Lutero, per farlo comprendere la salvezza per grazia mediante la fede soltanto, nell'opera e nella persona di Cristo soltanto. Questi versi sono alla base della riforma protestante della Chiesa e sono versi che continuano a tracciare un netto e incolmabile solco tra il vero e tra il falso Vangelo, tra la vera Chiesa di Cristo e, diciamo le cose come stanno, senza avere paura, la falsa Chiesa romana. Pertanto stamattina, 504 anni dopo che il giovane Lutero inchiodò la verità contenuta nelle sue 95 tesi sulla porta della Chiesa Castello di Wittenberg, e soprattutto circa 2000 anni dopo che la verità fatta persona fu inchiodata sulla rozza croce del Golgotha, noi siamo ancora qui a difendere e ad affermare la verità, le verità eterne contenute in questi due versetti. Infatti considereremo insieme tre punti. Il primo, la potenza del Vangelo di Cristo, verso 16, la prima parte del verso 16. Secondo punto, la portata del Vangelo di Cristo, ultima parte del verso 16. Terzo punto, la natura del Vangelo di Cristo, quindi la potenza, la portata, cioè l'estensione, e la natura del Vangelo di Cristo. Scusate. La Bibbia che Paolo possedeva, come dice mio professore e teologo John Fesco, la Bibbia che Paolo veramente possedeva non era questa, ma era solo l'Antico Testamento, poiché al suo tempo il Nuovo Testamento era ancora in fase di rilascio da parte di Dio ai poeti, agli scrittori ispirati. Nelle lettere paoline troviamo molte citazioni, molte allusioni ai libri del Vecchio Testamento, a supporto dei suoi argomenti che lui presentava alla Chiesa. E ciò lo troviamo anche nella parte finale del verso 17 che abbiamo letto. Paolo cita il profeta Abacuc, proprio perché Cristo ha adempiuto, come abbiamo letto in Matteo, tutti i profeti. Tutta la Bibbia, la Scrittura è stata adempiuta in Cristo. E anche Abacuc, capitolo 2, verso 4, quando il profeta disse, quando o meglio Dio disse al profeta, il giusto per fede vivrà. Ma perché Paolo cita Abacuc qui? Abacuc si lamentò con Dio del peccato e dell'ingiustizia, l'ingiustizia presenti in Giuda, nella tribù di Giuda, e per il fatto che Dio aveva deciso di punire il malvagio Giuda attraverso i Caldei, che erano ancora più malvagi del malvagio Giuda. Così, nella sua disperazione, Abacuc ricevette la risposta alle sue domande a Dio, la risposta definitiva da Dio, e cioè che i Caldei e con loro tutti i reprobi di ogni tempo sarebbero stati giudicati e puniti da Dio a tempo debito, e che nel frattempo Dio si sarebbe riservato per sé dei giusti che sarebbero vissuti davanti a Lui per fede.
Dio non era cieco alla condizione del suo popolo e non aveva dimenticato le sue promesse pattizie fatte al popolo. Infatti le parole di Dio ad Abacuc puntano direttamente indietro, a loro volta, alla figura di Abramo, che aveva ricevuto le promesse. Come Abacuc di fronte all'ingiusto Giuda, così il grande patriarca guardava alla sua ingiusta vita con disperazione. Eppure Dio gli aveva promesso una discendenza come la sabbia del mare e le stelle del cielo. Pensatevi, mettetevi nei panni di Abramo, avendo ricevuto questa promessa, mettetevi nei panni del profeta, vedendo questa disperazione. Diceva, Dio, ti sei dimenticato di noi, ti sei dimenticato della tua promessa. Era questo lo spirito che traviava questi fratelli. Ma il novantenne, pur essendo ancora senza erede, e prima ancora che la promessa fosse adempiuta, è scritto che credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Genesi 15:6. Come Paolo spiega in Romani 4 e in Galati 3, Abramo credette nella promessa del Vangelo che Dio gli predicò a suo tempo e in un modo ovviamente molto più ristretto di come ci ha predicato a noi tutta la scrittura. Ma un modo che già bastava ad Abramo, era già sufficiente per Abramo per comprendere la venuta di Cristo. Infatti c'è un meraviglioso verso, meravigliose parole che Gesù dice, ricordate in Giovanni, ed Abramo vedette il mio giorno e credette. Quindi è per la fede presente in Abramo, in virtù della promessa, Dio considerò e imputò la sua giustizia divina al peccatore Abramo. Dio non lo considerò per quel che in realtà egli era, e cioè un impostore, cioè un imbroglione. Ricordate la storia di Abramo, ripetuta due volte con sua moglie, dicendo che lei era sua sorella, per ingannare il re Abimelech. Ma piuttosto lo costituì, Dio costituì Abramo, questo peccatore impostore, padre della fede, considerandolo perfetto, giusto e santo, non certo per i suoi propri meriti e buone opere, ma in virtù della fede riposta, fede soltanto, riposta in Cristo soltanto, il quale, in quel liberatore promesso in Genesi 3:15, sulle cui spalle sarebbero riposate tutte le nazioni, colui che avrebbe dato ad Abramo la vera discendenza spirituale, più numerosa delle stelle del cielo e più numerosa della sabbia del mare, colui che pagò personalmente la promessa fatta da Dio ad Abramo in Genesi 15, quando Dio mise a dormire Abramo e lui passò in mezzo e sopra il sangue degli animali divisi in due. Egli stesso, Cristo, pagò centinaia di anni dopo con il suo sangue per mantenere la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo e togliere via l'ira di Dio da noi eletti. Dunque teniamo in mente tale premessa, al fine di capire meglio l'argomento di Paolo in questi due versi, e dirigiamoci ora verso il nostro primo verso, alla potenza del Vangelo di Cristo, come la leggiamo nel verso 16. Sicuramente vi sarà capitato di sentire qualche non credente nella vostra vita giornaliera sciacquarsi la bocca con affermazioni del tipo: se Dio esistesse, allora perché lascia morire i bambini di fame in Africa? Avete ascoltato osservazioni di questo tipo? La realtà è che la fame nel mondo non è opera di Dio, ma dello stesso uomo malvagio che abita il mondo e che crea le circostanze per la povertà nel mondo. Non è la Bibbia e nemmeno la Chiesa, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare che lo stesso uomo che accusa Dio di far morire di fame i bambini africani uccide ogni anno circa 50 milioni di bambini con l'aborto.
dati ufficiali. Dati ufficiali che ovviamente si impennerebbero se potessero mai contare tutti gli aborti non ufficiali, mai dichiarati. Il grembo materno, creato da Dio per essere la culla della vita, è stato invece trasformato dall'uomo, non da Dio, nel più grande campo di sterminio mai esistito. Ogni secondo che passa, quasi 2 bambini per secondo vengono privati del loro diritto di nascere. E ogni anno una nazione grande quasi quanto il popolo italiano viene sterminata tramite il crimine dell'aborto. È colpa di Dio? No, dell'uomo malvagio. Eppure Dio ha deciso di perdonare tale uomo, rimanendo al tempo stesso giusto e santo. Nel Vangelo Dio ci ha fornito la soluzione al male assoluto dell'uomo, il peccato, che alberga nei cuori di tutti noi peccatori. Ma il Vangelo, la buona notizia che può rimuovere l'ira santa e giusta di Dio dal peccatore, è però ignorato, deriso, osteggiato. E per queste cose, dice Paolo, leggiamo che l'ira di Dio viene sugli uomini della disubbidienza. Questo è un quadro che leggiamo comunemente ogni giorno tra noi. Paolo scrive ai Corinzi che il Vangelo di Cristo per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia, ma per quelli che sono chiamati, per gli eletti, tanto giudei quanto greci, e lo stiamo vedendo cosa significa questo essere giudei e greci nell'epistola agli Efesini, per loro invece è potenza di Dio, per la sapienza è sapienza di Dio. Il motivo per cui Paolo non si vergogna del Vangelo è molto semplice, come dice in questo verso 16, perché il Vangelo, definito come messaggio di morte, sepoltura e risurrezione, e il sedersi alla destra del Padre di Cristo, secondo le scritture, è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ecco perché dice: io non mi fermo di predicare, perché il Vangelo è la potenza e la soluzione per questa umanità malvagia. Paolo sa che il Vangelo è l'unico potente mezzo stabilito da Dio, capace di trasformare il cuore dell'uomo. E tramite il Vangelo Dio chiama il suo popolo eletto alla fede in Gesù Cristo per farlo uscire dalla schiavitù del proprio peccato e farlo rinascere dalla morte del peccato alla vita in Cristo. Paolo dice: non mi vergogno, perché non ci sono altre soluzioni. Il Vangelo è l'unica soluzione fornita da Dio che libera veramente il peccatore dall'ira stessa di Dio. Il Vangelo salva il peccatore dalla propria colpa, dalla propria corruzione, dalla propria schiavitù, dal proprio castigo eterno, per la sua completa separazione da Dio, dall'ira di Dio e dalla morte eterna. E il Vangelo porta il peccatore in uno stato di giustizia davanti a Dio, di santità davanti a Dio, di libertà, di benedizioni eterne, quali la comunione con Dio, l'amore di Dio e la vita eterna con Dio. E come spiega Paolo, la salvezza non è un appannaggio, non è riservata esclusivamente ad un popolo particolare o di una nazione o ad una nazione in particolare, ma è per tutti coloro, dice il verso 16, che esercitano fede, per tutti coloro che credono, anche per coloro che dicono che Dio ammazza i bambini di fame in Africa. Paolo definisce il verso 16 non solo la potenza del Vangelo, ma anche la portata del Vangelo, l'estensione del Vangelo di Cristo. Quindi questo è il nostro secondo punto. In base alla promessa fatta in Genesi 3:15, in base alla promessa di Dio fatta ad Abramo, ripetuta ad Abramo, confermata ad Abramo in Genesi 15, la portata del Vangelo è universale, che non significa che salverà tutti. Non significa, come tanti predicano, che Dio salverà tutti alla fine. No, è universale, cioè rivolta a tutti i popoli. Ma essa
Esso Vangelo è efficace solo per chi lo riceve come? Tramite le opere? No, per fede. Dio, mediante la predicazione della sua parola, offre gratuitamente il Vangelo a chiunque, offre la soluzione a chiunque ha orecchie per udirlo. Ma per quanto potente in sé sia il Vangelo di Cristo, il solo ascolto della buona notizia non basta, ci dice la Scrittura. Il peccatore deve riporre la propria fede in Cristo per essere salvato dalla certa ira di Dio. Il peccatore deve riporre la propria fede in Cristo quando ascolta la predicazione del Vangelo di Cristo. È scritto in Romani 10:14. E che è sempre comunque la fede, un dono divino accordato da Dio al peccatore che ascolta. Efesini 2:8. E poiché il peccatore è morto nei suoi falli e peccati, non può far nulla per meritare il favore di Dio. Dio stesso ha deciso di salvare peccatori totalmente corrotti come noi, come me e come te. Corrotti, cioè, in tutte le aree del nostro essere, semplicemente tramite il riporre la nostra fiducia nell'opera e nella persona di Cristo predicandoci. È così semplice. Eppure è così sbeffeggiato, sputato e rifiutato il messaggio semplice della salvezza, e anche contorto dalle religioni per far sì che nessuno possa, o pochi possano veramente prenderlo. E mi riferisco a tutto il sistema sacerdotale inventato dalla Chiesa romana per tenere lontani dalla salvezza milioni di persone. E se vi chiedo cosa c'è di diverso tra la vostra religione protestante e la Chiesa romana, e avete soltanto pochi secondi per rispondere, non dite altro, non nominate santi, madonne, purgatori e cose varie, non dite altro se non ciò che Lutero e i riformatori hanno gridato al mondo nei secoli passati, che il peccatore è salvato per grazia soltanto, attraverso la fede soltanto, nella persona e nell'opera di Cristo soltanto. Basta questa frase se avete pochissimo tempo e avete predicato il Vangelo a un non credente. Vedete il paradosso? Basta credere in Cristo e professare Cristo soltanto per essere salvati. E mi rivolgo, semmai qualcuno che non è salvato ascolterà nel futuro questo messaggio. Non c'è bisogno di guadagnarsi la salvezza attraverso il laborioso e antibiblico sistema sacerdotale ideato dalla falsa Chiesa di Roma. Vedete, non mi vergogno di dirlo, perché è lo stesso spirito che ha spinto Paolo a dire di scrivere che non si vergognava di predicare il Vangelo. Non mi vergogno di dire la verità della falsa Chiesa romana. Dio in Cristo ha reso la salvezza potenzialmente accessibile e alla portata di tutti. Del giudeo prima, dice, del greco poi, cioè tutti. Ma è ricevibile questa salvezza solo da chi ripone la propria fede in Cristo, soltanto e soltanto in Cristo. Abbiamo visto la potenza, ma poi la portata del Vangelo, punto numero 2. Ma in che modo il Vangelo di Cristo è davvero la potenza di Dio, come dice Paolo, per la salvezza di chiunque crede? Com'è che questo Vangelo diventa la potenza di Dio? La risposta sta nel nostro terzo e ultimo punto: la natura del Vangelo di Cristo, che ci è sinteticamente esposta da Paolo nel verso 17, un condensato di profonde verità dottrinali, poiché in esso, dice, nel Vangelo di Cristo, la giustizia di Dio è finalmente rivelata nella storia umana, nella storia redentiva, da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà.
In poche parole, attraverso il continuo processo della fedele predicazione e proclamazione del Vangelo di Cristo durante tutta la storia redentiva, si rivela al mondo intero, visibile e invisibile, la giustizia di Dio nella sua pienezza, anche nella sua, come si suol dire, pienezza, usando una parola un po' particolare, scatologica, cioè anche non solo la giustizia di Dio che viviamo adesso in questo presente, ma anche quella che verrà alla fine dei tempi. Cioè sappiamo già come sarà soddisfatta la giustizia di Dio nel giudizio finale. Il Vangelo ce lo rivela. Con la punizione e la condanna eterna dei reprobi, da una parte, e con la salvezza degli eletti mediante il soddisfacimento della giustizia divina che sarebbe dovuta cadere su tutti gli eletti, noi compresi, ma che invece alla croce è già caduta una volta e per sempre su Cristo. Coloro ai quali lo Spirito ha rigenerato il cuore, li ha riportati in vita, spiritualmente parlando, ascoltano il Vangelo che viene loro predicato e sperimentano ciò che Paolo chiama l'obbedienza della fede. Dopo la fede viene la naturale obbedienza del salvato e il ravvedimento che porta alla vita. Fede e ravvedimento vanno insieme. Quei tali sono salvati in quanto Dio stesso crea sovranamente nei loro cuori, attraverso la predicazione della pura parola di Dio e tutti gli altri mezzi ordinari della grazia, come i sacramenti, le preghiere, la fede per credere alla sufficienza del perfetto sacrificio di Cristo. Come faccio a credere a questo potente Vangelo? Ascoltando la parola di Dio predicata e partecipando ai sacramenti. Nell'obbedienza cos'è? Come è composto questo perfetto sacrificio di Cristo? Nella sua obbedienza passiva, la obbedienza passiva di Cristo, cioè sulla sua morte. Noi crediamo alla sua morte sostitutiva sulla croce, dove egli ha bevuto sino all'ultima goccia la coppa traboccante dell'ira del giusto giudizio di Dio, altrimenti destinata per me e per te, e versando sulla croce il suo purissimo sangue per i nostri peccati, passati, presenti e futuri, i quali sono stati perdonati e la nostra colpa è stata cancellata grazie alla sua obbedienza passiva, la sua sofferenza, cioè, e l'ira di Dio verso noi è stata propiziata, è stata cancellata, è stata estinta una volta e per sempre. Ma non solo, attraverso i mezzi ordinari della grazia ci è stata data la fede, attraverso la predicazione, ma attraverso altri mezzi ordinari della grazia, quali i sacramenti, la fede stessa è nutrita di giorno in giorno, con cui possiamo, questi sacramenti, possiamo continuare a credere e riporre la nostra fede in quella che è l'obbedienza attiva di Cristo, cioè con la quale obbedienza egli ha adempiuto per te e per me tutti i precetti della legge di Dio, affinché la sua perfetta giustizia potesse essere imputata per cancellare su di noi, per cancellare la nostra ingiustizia per sempre ed essere considerati giusti davanti al trono santo e giusto di Dio. Cioè, riceviamo fede ascoltando la parola, continuiamo a ricevere, la nostra fede ricevuta continua a crescere attraverso la parola e i sacramenti, affinché noi continuamente contempliamo il perfetto sacrificio di Cristo. Dio ha soddisfatto la sua ira alla croce e Dio ha imputato la giustizia di Cristo dimostrata nella sua vita vissuta in maniera perfetta secondo la legge. Questo è il potente Vangelo di Cristo. Questa è la potenza del Vangelo di Cristo, predicato da Paolo, dagli apostoli, dai riformatori, e che noi continuiamo a difendere oggi e a predicare. Il grande scambio avvenuto alla croce,
È in un certo senso uno scambio impari, ma è uno scambio sufficiente, in cui il mio peccato e colpa sono andati su di lui e la sua giustizia è venuta su di me. Scambio ricevuto ovviamente per fede, non per opere, non per opere meritorie che possiamo fare, perché neanche la nostra fede in se stessa è un merito. Non è che noi esercitiamo fede e vantiamo un merito, no, in quanto essa, la fede, sono quelle mani che ricevono passivamente ciò che Dio attivamente offre a noi gratuitamente, sulla base di quel che Cristo ha già fatto sia per il giudeo e per il greco, per lo schiavo, per il libero, per l'uomo, la donna, il ricco, il povero, l'anziano, il giovane, il bambino. Nel suo travaglio interiore verso la ricerca della grazia di Dio, Lutero passò anni della sua vita malinterpretando proprio questi due versi. La Chiesa medievale, che ha preceduto anche Lutero, usando la traduzione latina, del latino delle Sacre Scritture, voi che siete un po' più anziani vi ricordate quando la messa era detta ancora in latino, quindi il latino era la lingua della Chiesa romana fino a pochi decenni fa, ma la Chiesa medievale aveva interpretato la parola giustificare, che troviamo qui nel Vangelo ai Romani, nell'Epistola ai Romani, la parola giustificare nel senso latino, che nel senso latino e nel senso italiano è composto da due parole, justus, cioè che significa giusto e retto, e dal verbo facere, cioè fare qualcuno giusto. Questo era quello che era interpretato dai padri della Chiesa latina. Cioè, loro pensavano erroneamente che questa parola significasse che bisognava fare, che ognuno di noi doveva diventare intrinsecamente giusto. E come loro pensavano? Attraverso i sacramenti della Chiesa, attraverso le penitenze, attraverso le opere meritorie, affinché tutte queste cose potessero elevarci e farci cancellare ogni peccato e farci diventare puri e candidi e giusti davanti a Dio. E Lutero aveva creduto questo, ma quando Lutero studiò l'Epistola ai Romani con attenzione, andando, come era il motto del tempo, ad fontes, alla fonte, andando a prendere i manoscritti nel linguaggio originale, andando a prendere il Nuovo Testamento in greco, e vide che la parola greca per giustificare non significava fare giusto qualcuno, ma dichiarare qualcuno giusto, il che fa tutta la differenza del mondo. Lutero comprese il Vangelo di Cristo e la giustizia di Dio per quella che era. Questi sono i versi che liberarono Lutero dalle sue angosce della morte eterna. E infatti egli disse, e da qui leggo un estratto delle sue parole: desideravo moltissimo capire l'epistola di Paolo ai Romani, e nulla si frapponeva se non quell'unica espressione, la giustizia di Dio. La giustizia di Dio per lui era una pietra d'inciampo. Non riusciva a capire di cosa Paolo stesse parlando. Dice che pensavo significasse che Dio è giusto e giustamente punisce gli ingiusti. E la mia situazione era che, sebbene fossi un monaco irreprensibile, secondo il monachesimo, stavo davanti a Dio come un peccatore turbato in coscienza e non avevo affatto fiducia che i miei meriti avrebbero mai placato Dio. Pertanto non amavo un Dio giusto e arrabbiato, ma piuttosto lo odiavo. Vedete cosa comporta l'errata predicazione del Vangelo? Comporta che in noi nasce ira nei confronti del santo e giusto e Dio d'amore. Dice, ma piuttosto lo odiavo e mormoravo contro di lui, eppure mi aggrappai al caro Paolo e provai un grande desiderio di sapere cosa intendesse con la giustizia di Dio. E lo Spirito Santo lo portava a dire, insisti, batti, bussa e ti sarà aperto, chiedi e riceverai.
notte e giorno ho riflettuto finché non ho visto, dice, la connessione tra la giustizia di Dio, qui in Romani, e l'affermazione che il giusto vivrà per fede fatta anche dal profeta Abacuc. Allora ho capito che la giustizia di Dio è quella giustizia, mi dice, aliena, cioè non del peccatore, ma di un altro, cioè di Cristo, mediante la quale, attraverso la pura grazia e la misericordia, Dio ci giustifica, non perché ci trasforma, ci fa diventare, ma ci dichiara giusti. Lui dice: simul justus et peccato. Contemporaneamente siamo giusti e contemporaneamente peccatori. Mediante, dice, riceviamo questa giustizia di Cristo mediante la fede. Allora mi sentì rinascere e attraversare le porte del paradiso. Vedete, quando viene predicato il Vangelo, c'è fede creata da Dio, si rinasce. L'intera scrittura assunse un nuovo significato, e mentre prima la errata comprensione della giustizia di Dio mi aveva riempito di odio, ora era invece diventata inesprimibilmente dolce. Questo passaggio di Paolo, dice Lutero, diventò per me la porta per il paradiso. Fine della citazione. Lutero aveva finalmente compreso il Vangelo, ossia che la giustificazione non la si ottiene grazie alle proprie opere meritorie, che mai possono soddisfare l'inarrivabile santità di Dio. Ma come scrive Paolo, Lutero capì che i peccatori sono giustificati gratuitamente per la grazia di Dio mediante la redenzione che è in Gesù Cristo, e cioè grazie alla fede riposta nell'opera e nella persona di Cristo soltanto. Amici cattolici romani, dunque, così come è predicato da Paolo, compreso da Lutero e predicato da tutti i riformatori, il Vangelo di Cristo è la potenza di Dio per chiunque crede. Nel Vangelo di Cristo è stata rivelata a noi peccatori la giustizia di Dio, dice Paolo, da fede a fede. Cioè, grazie alla fedeltà di Cristo, dalla fedeltà di Cristo, nella obbedienza attiva e passiva offerta a Dio, da quella fedeltà, la sua fedeltà che poi ci viene predicata nel Vangelo, dalla sua fedeltà noi abbiamo ricevuto, e grazie alla sua fedeltà noi abbiamo ricevuto fede per credere e per ricevere la giustizia di Cristo imputataci gratuitamente da Dio una volta e per sempre. Da fede a fede, dalla fedeltà di Cristo scaturisce la nostra fede per credere nella sua opera. È tutta opera e merito di Cristo. Tutto. Dio sarebbe rimasto perfettamente, in conclusione, Dio sarebbe rimasto perfettamente giusto se avesse semplicemente condannato tutti dopo la caduta. Prima l'ebreo e poi il greco. I greci avevano infatti voltato consapevolmente e irrazionalmente le spalle al loro creatore per adorare invece la creazione, dice pochi versi più avanti, sempre nel capitolo 1 di Romani, Paolo. E gli ebrei invece avevano infranto il patto con Dio, stipulato con Dio al Sinai, Romani sempre capitolo 2. Ma tuttavia, nonostante questo, a caro prezzo e per la sua gloria soltanto, Dio ha offerto la salvezza a malvagi esseri umani come me e come te, e lo ha fatto in modo tale da rimanere al tempo stesso giusto e santo. La morte di Cristo ha risolto il grande dilemma, rendendo tutto questo possibile, permettendo a Dio di salvare depravati peccatori come noi, dimostrando contemporaneamente, al tempo stesso, la sua giustizia nel tempo presente, dice Paolo capitolo 3 verso 26, affinché sia egli giusto e giustificatore di colui che ha fede in lui. Che perfetta opera di salvezza! La dottrina della giustificazione nella storia della Chiesa è diventata un campo di aperta battaglia, soprattutto tra la Chiesa romana e i protestanti. Lutero è arrivato a dire che
Tale dottrina, scritto in latino, è l'articulus substantis vel cadentis, cioè ossia la dottrina attraverso cui la Chiesa resta in piedi oppure crolla del tutto. Se non comprendi la dottrina della giustificazione, tutta la Chiesa crolla. Calvino ha rincarato la dose asserendo: rimuovi la conoscenza della dottrina della giustificazione e la gloria di Cristo è estinta. La religione è abolita, la Chiesa distrutta, la speranza della salvezza completamente abbattuta. Vedete perché è avvenuta la riforma? Perché la verità era compromessa irrimediabilmente. Ecco perché ancora oggi noi siamo chiamati ad unirci ai vari Paolo, ai padri della Chiesa, ai vari Lutero, Calvino e riformatori tutti, a non vergognarci del Vangelo di Cristo, anzi a custodirlo costi quel che costi, e a dare tutti, no, tutto di noi stessi pur di tramandare tale verità di fede in fede, che il giusto vivrà per la sua fede e non per opere, perché tale Vangelo, il Vangelo per fede più opere, non è nient'altro che un altro Vangelo, ma invece il vero Vangelo, salvezza mediante fede soltanto, come dice Paolo, è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Amen. Vogliamo pregare. Padre, ti ringraziamo perché a noi hai aperto cuore e occhi. Grazie per averci suscitato tanti, per aver suscitato tanti uomini e donne ordinarie nella storia redentiva straordinaria, per proclamare le tue sante verità, per alzarsi e dichiarare gli errori e rigettare le eresie a costo della loro stessa vita. Imprimi queste verità nei nostri cuori, affinché anche noi possiamo difenderle e proclamarle per la salvezza di quanti tu hai eletto, per la condanna di quanti non lo ricevono, ma soprattutto per la tua gloria e quella di Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Amen. Amen.